Dal Palanoia di Marcianise, un cordiale ben ritrovati amici di Sport Casertano. E di fronte lo Sporting Sala Marcianise, il San Michele Bari, un ennesimo appuntamento, il penultimo di questo 2012 sui nostri schermi, una sfida che ha sapore di riscatto per i padroni di casa dopo l'8-4 subito la settimana scorsa a Bisceglie, una sconfitta bruciante. Una partita sicuramente nata da storta e finita peggio, ma comunque alla fine la formazione di Cundari ha provato a uscire a testa alta da questo confronto. Match tutt'altro che scontato oggi, con i pugliesi che hanno addirittura un punto in più in classifica rispetto ai campani. Ci si attende una risposta positiva, anche perché ci sono diverse novità di mercato che andremo a raccontarvi di qui a breve. Squadre che si stanno preparando per il calcio d'inizio, i convenevoli del caso, e poi sarà Sporting Sala Marcianise, San Michele Bari. Tutto pronto per il calcio d'inizio con lo Sporting Marcianise che andrà a battere questo calcio d'inizio, appunto, del match contro il San Michele Bari. Gara iniziata in questo istante. Dicevamo di alcune novità. Innanzitutto il recuperato Alessandro Bucciero, papà Bucciero, con gli auguri che sono arrivati anche in occasione del vittorioso incontro casalingo con il Campobasso. Dunque Bucciero, che indubbiamente è una pedina determinante per questa squadra. E poi c'è subito in campo, anche se non nel quintetto iniziale, Giuseppe Andreozzi, che debutta così con la nuova maglia dopo l'esperienza in A2 con Loreto Abrutino. E c'è questo ritorno a casa, perché a pochi passi lui di Casaluce. È un giocatore che onestamente non ha bisogno di presentazioni, lo conosco da quasi 11 anni. All'epoca era nella Versa, era giovanissimo e ha tantissima esperienza che metterà a servizio del Sala Marcianise. L'altra novità è Galeo Tafiore, che non è però in campo, un giovane molto interessante ex Cus Avellino, un elemento che è arrivato proprio in settimana e che indubbiamente potrà tornare utile, si spera fare la differenza e proverà chiaramente a ritagliarsi il suo spazio in una formazione che adesso sembra davvero coperta in tutti i reparti. E allora, la partita è iniziata da meno di due minuti e c'è subito la rete, il gol di Alessandro Bucciero, che mima il ciuccio per la piccola nata la scorsa due sabati fa. Dunque il Marcianise passa subito in vantaggio con Alessandro papà Bucciero, un gol che, ripeto, arriva nel momento migliore, perché alla prima azione di fatto il Marcianise è passato in vantaggio. Con Bucciero recupera subito palla, Antonio Russo costringe all'intervento Sibilia, ancora una rimessa in gioco per i baresi, un Sala Marcianise che dopo pochi secondi ha subito fatto capire alla compagine barese che oggi qui sarà difficilissimo far punti, e d'altra parte il Palanoia deve essere un fortino blindato, inespugnabile, bisogna vincerle tutte e poi anche cercare di far punti fuori casa. Stiamo anche ricostruendo un po' i quintetti, il Marcianise con Guerra, poi Alessandro Bucciero, Antonio Russo, Ciro Attanasio che commette fallo, poi il capitano Francesco Giglio Fiorito. Dall'altra parte invece abbiamo il portiere Sibilia, poi Zerbini, il 5 d'aprile, che è anche il capitano, il 7 è Quero e il 10 è Fedele. Dunque una formazione questa del tecnico Guarino, che è in classifica un punto in più proprio rispetto ai casertani, ai campani. E gli arbitri, vi dobbiamo anche gli arbitri, sono La Valle di Chieti e Moscone di L'Aquila, dunque un duo arbitrale
abruzzese. Il Marcianise ancora avanza con Giglio Fiorito. Atanasio, imbucata per Russo, che prova a girarsi, ancora Giglio Fiorito, vince il rimpallo Francesco Giglio Fiorito, 2-0, partita che si è messa subito bene per il Sala Marcianise. 2-0, Francesco Giglio Fiorito, un gol che davvero spiana la strada ai gialloblu, ma ovviamente è lunghissima la sfida con i pugliesi, ma l'atteggiamento è stato proprio quello positivo. Qui fallo letteralmente inventato, ve lo possiamo dire, un fallo inventato da parte di Moscone, che è sotto la nostra postazione, Moscone dell'Aquila, si è letteralmente inventato un fallo. Atanasio aveva recuperato palla in maniera regolare e Moscone invece lo ha giudicato esattamente il contrario. 17 e 28 al termine del primo tempo, già 2-0 per il Sala Marcianise, che ha tanta voglia e anche tanta rabbia in corpo dopo quella sconfitta di Bisceglie. Bisceglie rappresentava anche un po' forse il crocevia stagionale, è stata una gara storta, però la società del duo Detta Campana, che ovviamente andiamo a salutare e anche a ringraziare per la collaborazione instaurata quest'anno con Detta, ma già negli anni precedenti con Giampiero Campana, crede fortemente in questo progetto, ha continuato a investire, appunto è andata a prelevare Peppe Andreozzi e Galeo Taffiore, che vedremo credo già nelle prossime settimane. Si va a scaldare, oltre ad Andreozzi abbiamo visto il gesto di Carlo Cundari, si va a scaldare anche Ruoccolano, gran protagonista anche lui con l'Under 21 insieme a Iannone, mentre Giglio Fiorito va a recuperare la sfera e conquista una rimessa in gioco. Un saluto al mitico Alfredo Mallardo, che è venuto qui oggi a seguire da vicino il suo pupillo. E intanto la grande parata di Maurizio Guerra, che lancia in contropiede Bucciero. Atanasio dentro per Russo e pallone con fallo al limite, e si fa sentire non poco il capitano d'Aprile. Perché il fallo in posizione molto molto pericolosa, vedete, è proprio al limite, spostati sì sulla sinistra, ma posizione molto molto invitante per gli attaccanti marcianisani. Mentre ultime direttive di Cundari a Peppe Andreozzi, che di qui a qualche minuto farà il suo esordio ufficiale con la maglia dello Sporting Sala Marcianise. Va Antonio Russo, la parata di Sibilia. Crescono le occasioni da gol per i padroni di casa. Grande schema, poi Russo, e c'è l'ennesima parata, azione pazzesca con Sibilia che si salva ancora una volta per il rotto della cuffia a distanza di pochissimi secondi. Conclusione dalla sinistra di Giglio Fiorito. Che bella partita oggi, che bella partita tra il Sala Marcianise e il San Michele, anche se per la verità è solo il Marcianise che in questi 4 minuti e spiccioli sta giocando ed è pronto a toccare il suo primo pallone. Peppe Andreozzi, eccolo qui. E allora benvenuto allo Sporting Sala Marcianise, Peppe Andreozzi. Russo, Giglio Fiorito vuole accelerare, si va a vedere Ciro Atanasio, ancora Giglio Fiorito, Andreozzi è più dietro, era andato in copertura. Atanasio ferma Zerbini e c'è una rimessa in gioco in favore dei pugliesi proprio davanti alla panchina di Carlo Cundari. Effettuata la battuta, ancora Zerbini prova a saltare Andreozzi, ma si trascina la sfera fuori. Rimessa in gioco per i padroni di casa. Ciro Atanasio di prima intenzione per Russo, mantiene il pallone, poi ancora Russo fermato. Rimessa laterale nella zona di centrocampo.
Francesco Giuliano lascia l'incombenza a Peppe Andreozzi, ancora Giglio per Attanasio. Giglio e Fiorito fanno movimento, Andreozzi e Antonio Russo, due grandi calcettisti, ma questa è una formazione che sulla carta davvero, con l'innesto di Andreozzi e di Galeota Fiore, credo che sia la più competitiva del girone. C'è l'Isernia e il Molfetta, ma il Marcenese non ha nulla da invidiare a queste due formazioni. Non a caso gli investimenti che sono stati operati in questa finestra di mercato invernale lo testimoniano. Il tentativo di D'Aprile per Zerbini non va a buon fine perché il pallone è troppo lungo. Subito Gigi Fiorito per Andreozzi, palla buona, Andreozzi va col destro, colpisce il supporto esterno della rete. Comunque da apprezzare questa azione, vedete Ciro Attanasio appena il pallone gioca letteralmente a memoria, sa già dove metterlo per Giglio Fiorito, per gli altri compagni, sfera che viene battuta in maniera irregolare perché il pallone deve uscire completamente dall'area. Giglio Fiorito chiude la linea di passaggio, si deve accontentare solo della rimessa in gioco. Fedele, ancora Fedele, poi il tiro fuori, non di molto, ma comunque fuori, di D'Aprile. Guerra c'era sulla traiettoria. Giglio Fiorito per Peppe Andreozzi, che gioca a differenza di altri anni, gioca molto lontano dalla porta. Questo è un, e lui è cambiato evidentemente tatticamente, ha cambiato modo anche di porsi con nel corso degli anni, mentre un buon pressing del San Michele costringe proprio il Marcianese a perdere palla. Qui Russo non va, e poi la rete, Antonio Russo fa tutto lui, Antonio Russo che corre subito a festeggiare con i compagni e con Lino Somma. Guardate, anche Campanile dice che hai fatto. Russo fuori e dentro Ruoccolano con il numero 17, 3-0, una gara davvero in discesa per il Marcianise. Ripeto, nel calcio a 5 non si può mai star tranquilli, qui c'è fallo in attacco da parte di Fedele, ha segnalato La Valle. Punizione già battuta, non si può mai star tranquilli nel calcetto perché possono arrivare in pochissimi minuti tanti gol. Sembra però che il Marcianise ha una mentalità oggi particolarmente aggressiva. Andreozzi per Giglio Fiorito, molto veloci, ripeto, giocano proprio a memoria. Attanasio, Fedele scivola, poi recupera il pallone. Fedele per D'Aprile, si fa vedere Zerbini ma non riceve, poi Ruoccolano con Andreozzi gli sfilano il pallone. In campo anche il numero 6 Spinelli. Giglio Fiorito, l'imbucata per Ruoccolano. È uno spettacolo vedere oggi questo Sporting Sala Marcianise, veramente giocano a memoria, sembra che Kundri li stia telecomandando dalla panchina, ma sono giocatori in carne e ossa e stanno interpretando, credo, in maniera ottimale il volere del mister, il credo del mister. Ma questo significa anche che in settimana i giocatori lavorano tanto 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 per trovarsi a memoria in campo, anche perché di fronte non hanno, con rispetto parlando, l'ultima della classe. Chiaramente hanno una formazione che addirittura in classifica ha un punto in più, quindi un motivo pur ci sarà. Bravo Attanasio in anticipo su Carriero con il numero 11 anche per lui in campo al posto di Fedele. Zerbini va col sinistro, non si intende con il compagno che era proprio Carriero, mentre Spinelli rimane alto. Vedete, c'è
ci sono Spinelli e Carriero alti a pressare per provare anche a uscire, perché sinceramente Guerra, eccezion fatta per una parata, ma non si è di fatto mai sporcato le ginocchia. È una gara molto molto ben giocata dal Marcianise. La spizzata di D'Aprile per i compagni, ma non c'è assolutamente nessuno che ha seguito il tentativo del capitano. 12 e 45 a giocare al termine di questo primo tempo. Dentro anche Russo Battista. Ruoccolano si sente pressato, si accontenta allora della rimessa in gioco. Pressing alto, ma rischiano poi ovviamente le ripartenze. C'è il rovescio della medaglia. Puoi non far ragionare l'avversario, lo costringi, magari lo induci all'errore, però poi se perdi palla sono dolori, perché quelli del Marcianise sono indiavolati, sono velocissimi. E poi, come è accaduto qualche istante fa con Antonio Russo, Zerbini aveva provato a superarlo con un tunnel, Russo non si è fatto minimamente alcun problema, è ripartito in contropiede e ha segnato il gol del 3-0 proprio lui, Zerbini. Poi qui non esiste proprio questo fallo, Zerbini ancora una volta, questo arbitro, che è quello sotto la nostra postazione, Moscone, si inventa un fallo, perché il pallone, il contrasto era sul pallone, la palla è stata sradicata dai piedi di Zerbini e l'arbitro invece ha fischiato fallo. Comunque sta di fatto che c'è un calcio di punizione per il San Michele. Piazza la barriera Maurizio Guerra, Zerbini col sinistro, va Zerbini fuori, c'è stata una deviazione, un tocco, un pallone messo fuori. D'Aprile alla battuta. Zerbini, D'Aprile, sfera fuori. In campo anche Campanile al posto di Ciro Attanasio, le sta facendo ruotare tutti i giocatori in panchina. Chiaramente mister Kunderi per dar spazio al di là di tutti, ma proprio per tenerli freschi. Devono entrare solo Dergano e Vincenzino De Angelis, per il resto sono già entrati tutti, ma avranno, credo, per come si stanno mettendo le cose, il loro spazio. D'Aprile prolunga il pallone, prolunga il calcio d'angolo di Andreozzi, fuori ancora Andreozzi per Russo Battista, Peppe Andreozzi, Campanile, Ruoccolano, Guerra, Andreozzi, non c'è fallo e poi il tiro sul fondo, un po' strano questo metro di giudizio, da una parte si vedono falli che non ci sono, dall'altra invece falli netti non si fischiano. Qui anche c'era un altro fallo al centrocampo piuttosto netto, l'abbiamo anche inquadrato con le nostre telecamere, ma questi due arbitri veramente hanno grosse difficoltà, ma soprattutto questo sotto la nostra postazione, che è Moscone di L'Aquila, che francamente ci sta capendo poco. C'era un fallo netto lì, potevano far proseguire per la regola del vantaggio, però dovevano assolutamente fischiare dopo e segnalare il fallo, cosa che invece hanno fatto, errore piuttosto grossolano. Il suggerimento di Zerbini e poi Guerra, Maurizio Guerra, bravissimo, bravissimo Guerra sul numero 6 Spinelli D'Aprile. Ancora Moscone che va
redarguire Ruoccolano. D'Aprile, Zerbini, recupera subito palla il Sala Marcianise. Andreozzi, campanile, ancora per Peppe Andreozzi. Campanile. Andreozzi in qualche modo, Russo Battista, serve un po' di profondità. Adesso Andreozzi è dietro a dare una mano in fase di impostazione. Russo Battista, Ruoccolano escono bene. D'Aprile, Andreozzi, sfera fuori, la rimessa in gioco è per i giallo-blu. Dentro Giglio Fiorito e vediamo, no, Russo alla prossima. Dentro Giglio Fiorito, fuori Peppe Andreozzi che va a rifiatare. Avevo dimenticato, ma ovviamente mi scuserà Iannone, credevo avesse già assaggiato il campo, invece Iannone di qui a qualche istante entrerà e proverà dunque a subito a lasciare il segno, lui che segnò 3 gol contro il Campobasso 15 giorni or sono. Fuori Russo Battista, dentro Antonio Russo. Campanile per Giglio Fiorito, ancora Giglio, Ruoccolano, Giglio, Ruoccolano, le finte di Giglio Fiorito, ancora chiama in causa il numero 17, campanile, Ruoccolano. Con molta pazienza stanno andando avanti, stanno portando il, stanno manovrando i padroni di casa, perché sembra essersi un po' ripresa mentalmente la compagine di Guarino. Ruoccolano, altro fallo, continui, ma comunque sono due arbitri inadeguati, è meglio che, perché qui c'è anche l'osservatore, è meglio che queste cose si disegnino, perché ci sono le immagini televisive, questi sono, è un arbitraggio indegno. Io lo dico, 3-0 per il Marcianise, e mi permetto di dire a 9 minuti e 10 un arbitraggio indegno di questo signore Moscone di L'Aquila, che ha ingoiato il fischietto, non fischia niente più. Quindi non è che adesso non vogliamo fare sempre, vogliamo tirare acqua al proprio mulino, però onestamente è un arbitraggio proprio, ma ripeto, di Moscone di L'Aquila, che non sta fischiando niente, e molto sportivamente Zerbini va a restituire palla al Marcianise, perché... Poi adesso le cose bisogna dirle, se ci sono degli osservatori queste cose devono essere segnalate, perché poi questi arbitri vanno prontamente seguiti, perché se devono fare carriera è meglio che non fanno danni. Qui altra importante parata di Sibilia sul tiro di Giglio Fiorito. Onestamente c'è modo e modo di arbitrare, però dopo due falli inventati e regalati al San Michele, e tre falli, dico tre, non uno, tre falli non fischiati al Marcianise, è chiaro che poi ci sentiamo obbligati a sottolineare un comportamento un po', come dire, errato, per non dire altro, da parte dei direttori di gara. Ma noi ce l'abbiamo soprattutto con questo Moscone di L'Aquila, che, ripeto, veramente non ci sta piacendo. Avrà modo di rifarsi, però almeno per il momento non ne sta azzeccando uno, come si suol dire in gergo. D'Aprile chiede il rispetto della distanza. Adesso si è... evidentemente ha messo gli occhiali Moscone, ha visto una trattenuta su Ruoccolano, che tra l'altro era piuttosto vistosa, fallo in attacco, e finalmente è arrivato un fischio a favore del Sala Marcianise. Iannone, primo pallone per lui. Giglio Fiorito, troppo lungo la sfera per Iannone. Giglio Fiorito con grande esperienza è andato a allungare il piede
sul numero 7 Quero e ha recuperato il pallone. Ancora Giglio Fiorito per Russo. I due giocano in maniera sopraffina. Russo per Campanile. Altro fallo, l'arbitro evidentemente sta, è ammonito anche Quero. Gli arbitri stanno evidentemente cambiando qualcosa, hanno indossato gli occhiali, ripeto, questa ironia ce la passate, perché da qualche minuto sembrerebbe che abbiano iniziato di nuovo a fischiare come Dio comanda. Finalmente direi, anche perché una serie di decisioni veramente incredibili non prese, perché di fatto è stato deciso di non fischiare, tre falli a favore del Marcianise. E lo dico quando il Marcianise è in vantaggio 3-0 e quindi non è in una situazione di difficoltà, però bisogna arbitrare appunto in maniera equa. Giglio Fiorito intanto per Russo, la girata, Murato, Russo, Antonio Russo, 4-0, super Marcianise, super Russo. Che divertimento vedere il Sala Marcianise giocare. 4-0 di Antonio Russo a 7:34 dal termine. Doppietta per Antonio Russo. Gli altri gol portano la firma di Bucciero e Giglio Fiorito. 4-0, molto molto bene, però mancano ancora 7 minuti in questo primo tempo, più tutti quelli della ripresa, i 20 minuti del secondo, quindi gara lunghissima, ma 4 gol di vantaggio non sono pochi, e questo San Michele finora non è che stia facendo un granché. Russo, Bucciero per Iannone, non filtra il passaggio, ma comunque la rimessa in gioco è sempre in favore dei marcianisani. Giglio Fiorito per Bucciero, tornato in campo anche Alessandro Papà Bucciero, grande assist per Russo col goniometro. Alessandro Bucciero aveva pescato Antonio Russo tutto solo in aria, poi è arrivato un giocatore, un difensore, ha salvato, poi sta filata di Bucciero, alta non di molto. Comunque ripeto, è uno spettacolo vedere questo Sala Marcianise che sta giocando, vincendo, divertendo. Palla fuori, gioco fermo, occhiataccia di Carriero, ma il gioco era assolutamente fermo, non c'era cattiveria da parte di Antonio Russo. Giustamente Russo è andato a caccia del pallone, poi ha rischiato di colpire l'avversario, ma ci può stare, perché tanto recupera palla proprio Carriero, Guerra salva, super Iannone, bravissimo, il 6:40 salva proprio sulla linea Iannone. Veramente ci stiamo divertendo come non mai oggi in questa super sfida. 4-0, time out per gli ospiti. Carriero va a battere questa rimessa laterale a 6:40 dalla conclusione del primo tempo. Ribadisco sempre il punteggio di 4-0 per il Marcianise, mentre gran staffilata di Zerbini con la parata di Guerra. Sfera fuori, Carriero si sta provando a scuotere i suoi, che francamente però, ripeto, eccezion fatta per qualche conclusione, non stanno forse rispettando i pronostici. Bucciero di testa, Zerbini, poi Iannone, Bucciero rischia un po' la difesa, ma Iannone mette tutti d'accordo recuperando palla. Russo, perfezione del disimpegno, facendo tornare il San Michele nella propria metà campo. Bucciero per Giglio Fiorito, un po' di spazio, le finte, Giglio Fiorito va col destro a servire Russo, ancora Bucciero, movimento di Iannone dall'altra parte, poi c'è Giglio Fiorito, prova a sfondare Giglio Fiorito, viene fermato, ancora Giglio Fiorito per Iannone, finta il passaggio su Bucciero, scarica per
Giglio Fiorito e poi non riesce ad agganciare. D'Aprile, attenzione, il tiro, Guerra, super Guerra, un altro intervento di Maurizio Guerra. Zerbini, che mi sembra non è mai uscito, non si è mai riposato, il numero 2, il mancino. Carriero, il tiro, ma era troppo scontato ed è stato infatti murato ed è stato fermato da Antonio Russo. 5-19 alla conclusione il primo tempo. Zerbini, Bucciro per poco non recuperava palla. Carriero, D'Aprile, le conclusioni di D'Aprile sul fondo senza impensierire Maurizio Guerra. Il lancio di Guerra per Russo, guadagna una rimessa in gioco proprio nella, a due passi dalla porta di Sibilia, ed è in campo Vincenzino De Angelis che si è incaricato di battere la rimessa laterale. Giglio Fiorito, la conclusione tra le braccia di Sibilia. D'Aprile è tornato in campo, Fedele, Carriero, Zerbini, nuovamente Zerbini, le finte, poi mette in movimento Carriero al centro, una telefonata per Maurizio Guerra. Giglio Fiorito, un po' di spazio, vai a Giglio Fiorito, le finte di Giglio Fiorito, palla sul fondo e c'è time out. Vediamo, no, non c'è time out, c'è un problema al tabellone, si è spento il tabellone, un piccolo problemino che verrà sicuramente risolto in tempi rapidi. Si riparte, anche se il problema al tabellone non è stato risolto, speriamo possa essere possa migliorare quantomeno nella ripresa. Ci sono dei problemi con la evidentemente proprio con il sistema. Comunque 4-0, mancano poco meno di 5 minuti alla conclusione. Andiamo un po', ecco, a sensazione, perché non avendo il tabellone, il cronometro di riferimento, comunque lo porta il terzo uomo, il cronometrista. Carriero recupera palla, la conclusione finisce sul fondo. Carriero poi ha alzato le mani verso i compagni, quasi a dire ci ho provato, è andata male. Giglio Fiorito per Russo, Ciro Attanasio, ancora Attanasio per Vincenzino De Angelis, al limite il pallone per Giglio Fiorito, Russo, c'era De Angelis che scattava, Russo non l'ha potuto vedere perché era spalle alla porta, poi Russo fermato, anzi deviata la conclusione da Spinelli, la conclusione di Russo era 2 metri dalla porta. Attanasio, Russo, si gira Russo, la risposta doppia risposta di Sibilia, che veramente sta salvando in molte occasioni suoi. Giglio Fiorito, Fedele, ancora Fedele, occhio a Carriero, porta libera, si riesce a divorare un gol fatto. Fedele, Attanasio, lunga, troppo lunga per Russo. Carriero, Andreozzi, Giglio Fiorito. Il passaggio per Andreozzi, ma bravo, bravo Zerbini, uno stop al volo, poi Carriero va a terra, c'è un altro fallo proprio, stavolta l'ha segnalato Moscone, qui era al limite, non ci esprimiamo perché Moscone era sicuramente meglio piazzato rispetto a noi.
Calcio di punizione per la formazione ospite. C'è Zerbini, incaricato di questo piazzato. Col sinistro Zerbini e poi Giglio Fiorito. Carriero, Zerbini. Ancora per Carriero. Col destro, ma va in pallone... Va a scaraventare un pallone improponibile per i compagni, era più un cross, un tiro che servizio. Attanasio al volo aveva provato a servire Russo, che comunque ci è arrivato di testa, ma sfera troppo alta, troppo lunga, troppo forte. Zerbini direttamente tra le braccia di Guerra, Giglio Fiorito. Adesso squadre piuttosto lunghe. Più che altro si pensa ad andare negli spogliatoi. Giglio Fiorito spinto. Russo, Andreozzi, Giglio. Va Giglio Fiorito proprio a fare tutto da solo, poi Russo. Ancora Russo. Sibilia non può evitare il corner. Ennesimo calcio d'angolo per il Sala Marcianise. Russo, Andreozzi, Giglio Fiorito, chiedono un fallo i padroni di casa, non sono dello stesso avviso gli arbitri. Andreozzi, rimessa laterale, se ne incarica lui stesso. Attanasio, Giglio, Guerra, cercare Russo, Carriero e poi Attanasio 3 contro 1 e bravo, bravo qui Zerbini. Si sarebbero trovati Andreozzi e Antonio Russo soli davanti a Sibilli. A quel punto il pokerissimo sarebbe stato inevitabile. Andreozzi per poco non serviva Russo con questa staffilata. Fedele. Poi Attanasio, una roccia, ancora Attanasio e l'ultimo tocco è di Spinelli con pallone sul fondo, già messo al centro da parte di Giglio Fiorito, da parte di Guerra per Giglio Fiorito, poi sfera recuperata dal San Michele. Carriero non si passa, Andreozzi è una montagna. Zerbini, attenzione a Zerbini, poi Giglio Fiorito, Andreozzi, grande stop di Peppone Andreozzi, mamma mia, al volo ha messo il pallone morbidamente a terra. Ancora Andreozzi, Attanasio, ancora Andreozzi, bel duetto, il pubblico applaude e apprezza queste giocate. Carriero fermato, c'è ancora un fallo, c'è però... Quinto fallo intanto per il Marcianise, è rimasto a terra anche Attanasio, ha preso un colpo al volto, Ciro Attanasio è stordito, lo vedete? Vedete con il numero 6? Quinto fallo intanto di squadra per il Marcianise, va a battere dai 10 metri Carriero, che sembra volersi
sembra voler trasformare. E sfera che va non di molto lontano dall'incrocio dei pali. Pallone che viene rimesso in gioco, ma proprio in questo momento gli arbitri dicono che finisce la prima frazione di gioco. 4-0, Bucciero, Giglio, Fiorito, doppietta di Antonio Russo. È tutto per il momento dal Palanoia, risentirci per il secondo tempo. Risolto a tempo di record il problema al tabellone, complimenti ovviamente alla società del Sala Marcianise che ha messo subito tutto a posto e dunque si riparte dal 4-0 e per il Marcianise con il gol di Bucciero, Giglio Fiorito e doppietta di Antonio Russo che subito hanno, come dire, messo le cose in chiaro con un San Michele Maddaloni, un San Michele Bari particolarmente, come dire, non dimesso, perché certo non stanno sfigurando, però 4-0 è un risultato piuttosto pesante per una formazione che addirittura in classifica aveva un punto in più rispetto ai marcianisani e che credo difficilmente potrà conservarlo, perché oggi il quintetto di Cundari davvero si sta esprimendo alla grande. Vediamo che altro è successo, pallone che era uscito forse, infatti era uscito, rimessa in gioco, Peppe Andreozzi, uno dei nuovi arrivati insieme a Galeo Taffiore, che però non c'è oggi in presente informazione. Papà Andreozzi al centro, non c'è nessuno, ha messo comunque i brividi a Sibilia. Dopo 51 secondi della ripresa, San Michele Bari che arriva dal successo contro il Giovinazzo, l'ultima della classe, mentre come detto più volte Marcianisi ha voglia di riscattare l'8 a 4 di Bisceglie, una sconfitta che è arrivata al termine di una gara un po' strana per la verità, perché ha preso gol dopo pochissimi secondi il Marcianise, si è messo subito in salita, se non andiamo errati addirittura in 5-6 minuti aveva beccato 3 gol, quindi era una di quelle partite proprio nere, è andata male, anche perché poi tra l'altro Bisceglie, il Paladolmen è un campo tradizionalmente ostico, difficilmente si passa da quelle parti sia in A1 che in Serie B, negli altri campionati nazionali, quindi a maggior ragione, però ecco, si è cercato in qualche modo di salvare la faccia. Intanto il gol di Giglio Fiorito, 5-0, Francesco Giglio Fiorito, 5-0, è proprio notte fonda, notte nera, notte inoltrata per il San Michele. 3-15, gol di Giglio, doppietta anche per Giglio Fiorito. All'appello manca solo Bucciero che spera di poter segnare un altro gol per la piccola Gaia nata 15 giorni or sono. D'aprile per Spinelli, ma è brava la retroguardia marcianisana a chiudere. Alle stelle il tentativo di Zerbini. Guerra. Giglio Fiorito. Andreozzi, pallone leggermente lungo, si dispera, si arrabbia. Se la prende forse anche con se stesso Ciro Attanasio che ha lanciato un urlo. Pallone era forse lungo, anzi senza il forse era lungo per Andreozzi, che comunque con circa 2 settimane di allenamenti sembra integrato bene questa rosa composta interamente da giocatori campani. Campani, ma la maggior parte sono
Ecco, molti sono della provincia di Caserta: Andreozzi, Bucciero, Giglio Fiorito, Antonio Russo, Russo Battista, Campanile De Angelis, e poi ci sono chiaramente molti altri, sono dello stesso Tergano, molti altri sono della provincia di Napoli, come Attanasio, come Maurizio Guerra, poi Giannone, Ruccolano, insomma, giocatori di esperienza, di qualità e soprattutto con dentro una voglia di far emergere il proprio, i propri paesi d'origine, mentre Attanasio qui non riesce a servire adeguatamente un compagno. Andreozzi, fallo, c'era sto fallo. Siamo assolutamente consapevoli che Andreozzi ha fermato con le cattive avversario. Dicevamo, quando giochi per la squadra della tua città o del territorio, che si possa chiamare Marcianise, Napoli o Caserta, c'è una voglia in più chiaramente di far emergere proprio il nome che in quel momento stai rappresentando. E a tal proposito Kundari e il suo staff, compresa la dirigenza, hanno puntato fortemente su questi calciatori, e io dico hanno fatto bene, perché sono giocatori che, al di là dell'esperienza che hanno, qui c'era fallo, e l'arbitro con grande ritardo ha fischiato questo fallo. Problemino intanto per Ciro Attanasio dentro Ruccolano. Hanno puntato, dicevamo, bene, perché sono giocatori di esperienza, ma hanno anche tanta grinta, e questo è fondamentale. Al di là delle sconfitte che possono arrivare, però comunque escono sempre dal campo con la maglia sudata, dando il massimo, e poi quello che vogliono i tifosi, gli addetti ai lavori, insomma tutti coloro che lavorano e che orbitano attorno a questo ambiente. Giglio Fiorito per Bucciero, tentativo di sombrero per superare Zerbini, non ci è riuscito per questione di centimetri. Ancora Bucciero, Giglio Fiorito, Bucciero, continua il pressing di Spinelli e compagni, mentre Kundari è comodamente seduto in panchina, si sta godendo lo spettacolo. Ovviamente non manca di dare istruzioni ai suoi ragazzi, perché sì, sono avanti 5-0, però manca un'eternità. 16-31, ancora Guerra, bravo, manca tanto, se si potesse evitare di subire gol sarebbe meglio per tornare leader nella speciale classifica statistica della miglior difesa. Il Marcianese attualmente è la seconda o terza difesa, anzi la terza difesa, con 20 gol subiti, quindi proprio perché la scorsa settimana ne sono entrati 8, e quindi Giglio Fiorito fuori misura per Antonio Russo, poi Spinelli fermato dallo stesso Russo. Zerbini gira per D'Aprile. Ancora D'Aprile, Andreozzi di forza, poi Giglio Fiorito, Antonio Russo, l'intervento qui decisivo di Sibilia, Russo e ancora Sibilia. Resta una partita comunque bella, corretta, ed è poi la cosa più importante, la correttezza, rispettare determinati valori. Giglio Fiorito, Ruccolano, subito di prima intenzione per Andreozzi, ancora Giglio Fiorito che non riesce a mantenere la sfera in campo,
rimessa laterale per i baresi. Ancora Guerra, bravo, bravo Guerra su D'Aprile. Vediamo Zerbini e poi Andreozzi. Ah, grande Andreozzi che danza sul pallone, evita l'intervento di Carriero. Fuori Peppe Andreozzi, dentro Russo Battista. Questo invece è Antonio Russo. Riceve adesso Ruoccolano. Si salva Sibilia in due occasioni. Russo Battista per Ciglio Fiorito. Russo, Antonio Russo, il tiro, pallone fuori, messo in gioco per i padroni di casa, 14 e 50 alla fine, è lunga signori, è lunga ancora, guai a sentirsi al sicuro, bisogna segnare almeno un altro paio di gol per considerare la pratica. Bari, San Michele Bari chiusa, Giglio Fiorito quasi senza guardare per Ruoccolano, poi Carriero, Giglio Fiorito ancora lui, mamma mia, e c'è stato qui un pallone un po' fuori misura di Antonio Russo per Ruoccolano. Carriero in due tempi, Guerra con la sua solita sicurezza, campanile. Ruoccolano nuovamente per il numero 6. Russo Battista fermato da D'Aprile, poi Zerbini. Zerbini salva tutto, poi campanile spaccata, mette fuori. Zerbini. Carriero ancora arginato a dovere da Russo Battista e Ruoccolano. Zerbini, le finte, non può tirare. D'Aprile, Carriero, Zerbini deve girarsi, va a terra ma si trascina il pallone oltre la linea di campo. Ammonito Carriero che ha protestato vivacemente con il direttore di gara. ...5-0... è un punteggio che può farvi capire che in campo finora il Marcianise ha giocato da solo. Io devo ammettere però che questo Bari non è l'ultimo arrivato, c'è una netta differenza tecnica tra le due squadre, però ripeto, ribadisco, non è, è un risultato non bugiardo, non è un risultato esagerato, però il Bari, ecco, ha dimostrato delle gravi amnesie difensivi in avanti, sta avendo grosse difficoltà, non ha, ecco, un grande punto di riferimento nella zona avanzata. Però il Marcianise, devo dire, devo essere sincero, oggi veramente sta giocando bene 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 e sta divertendo con giocate. L'arrivo di Andreozzi anche costituisce un'alternativa, non solo, ecco, proprio a livello di tattico, ma anche a livello di cambi, è un innesto che consente appunto di dare di far tirare il fiato a più riprese a tutti i calcettisti, senza dimenticare Galeo Tafiore che sarà disponibile dalla prossima settimana con Kunderi che chiaramente ha puntato insieme a tutta la società tantissimo su questo ex Cus. Ruoccolano e qui non si è sentito di dribblare il portiere, poteva far quello che voleva, era tutto solo e non ha saputo sfruttare questa chance. 12 e 49 dalla conclusione. Sibilia comunque sta tenendo a galla, se galla si può chiamare, ma comunque sta
consentendo alla San Michele di evitare l'imbarcata di gol, perché senza lui in porta almeno c'erano altri 3-4 gol. Si era sul almeno l'8-0, mentre Sibilia a più riprese ha evitato guai peggiori. Russo Battista non va. Questo Carriero si è innervosito dopo l'ammonizione, non sta, ecco, non ha la brillantezza, lo smalto del primo tempo, quando aveva tentato in ogni modo di riaprire la sfida. Eccolo qui, proprio Carriero, raddoppiato, fermato senza fallo. Ancora Campanile, può andare Campanile, la conclusione alta di Russo Battista. D'Aprile, Fedele, nuovamente per D'Aprile, Zerbini. A Zerbini, conclusione deviata, calcio d'angolo. D'Aprile colpisce Campanile. Russo non riesce a saltare D'Aprile, poi Ruoccolano, Campanile, Fedele, time out credo che chiamerà di qui a breve Carlo Cundari. Fedele, Campanile al centro, ancora Campanile spaccata. Zerbini, il tiro ancora Campanile, da un minutino che sta tentando il tutto per tutto, adesso è davvero vicino al massimo sforzo il San Michele Bari, che prova in ogni modo a riaprire questo match che sembra assai compromesso. Zerbini, D'Aprile, Russo, grande stop ma con la mano, inammonito Russo. Si è nervosito Antonio Russo per questa ammonizione, per questo più che altro si è nervosito per il fallo di mano fischiato, e poi ha beccato questo giallo. D'Aprile uno schema ma è proprio inguardabile. Campanile, perde palla Campanile. Fedele riesce a mantenere il possesso. Zerbini, qui c'è un fallo di mano, infatti l'arbitro lo segnala prontamente, c'è time out come avevamo preannunciato, time out chiesto da Cundari, vuole in qualche modo spezzare questi due minuti di gran pressing, si può dire, del San Michele Maddalone. Si riparte con questo calcio di punizione per un fallo di mani di Fedele, se non andiamo errati. È entrato in campo anche il numero 3, Linzalone. Numero 3, Linzalone, al posto forse di Spinelli, che non vediamo, sì, proprio di Spinelli, che non vediamo sul terreno di gioco. Andreozzi, Campanile, nuovamente per Peppe Andreozzi, giro fiorito, Russo, la parata, poi Russo a porta libera, Antonio Russo, e la triplete, tripletta per Antonio Russo. P-
poi parla con Andreozzi. Antonio Russo è ancora un po' forse innervosito da quella ammonizione arrivata. Pochi minuti fa, comunque tripletta di Antonio Russo, sono 6, io credo che, e mi gioco molto onestamente, che il Marcianise abbia già ormai archiviato la pratica, ma con 9.50 da giocare, sulla carta si può riaprire questo match, ma è bello che è finito, sarà un viaggio di ritorno tutt'altro che allegro per il San Michele Maddaloni, Bari, chiedo scusa, ma purtroppo c'è una squadra che è di basket che è San Michele, quindi c'è questo lapsus che mi porta a dire San Michele Maddaloni quando invece San Michele Bari. 9:27, 6-0, tris di Antonio Russo, doppietta di Giglio Fiorito e gol di Alessandro Papabucciero. Poi Giglio, anzi era Andreozzi che serve Russo, ma lui tagliava al centro, il pallone era più spostato sulla sinistra, non aggancia l'Inzalone. Basta semplicemente controllare, ormai la sconfitta per il Bari è scontata, ma ripeto, c'è stato troppa differenza tra le due formazioni. Giglio Fiorito. Andreozzi. Iannone. Giglio Fiorito per Andreozzi, nuovamente per il capitano Russo, che si fa vedere ma non riceve. Bel servizio di Giglio Fiorito per Russo, ma in spaccata Fedele ha messo fuori. Iannone, Andreozzi, Iannone nuovamente per Giglio Fiorito, poi per Guerra. 8 minuti esatti alla conclusione del match, 6-0 per il Sala Marcianise. Andreozzi, rimessa in gioco per i casertani. Russo prova a girarsi di un niente, va fuori il pallone. Antonio Russo, time out, ma forse solo per dire di non mollare, evitare di prenderne altri 4-5. Il tecnico Guarino, ormai ripeto, ci siamo. Marcianise che ha la partita in pugno a 7:50 dalla conclusione. Si riprende a giocare con il Marcianise che recupera immediatamente palla. Giglio Fiorito, un controllo un po' difettoso, lo recupera immediatamente la sfera. Ancora Giglio Fiorito per Iannone, può andare Iannone, puntata di Iannone che chiede scusa ad Antonio Russo. Ripeto, si tratta di semplicemente far trascorrere questi minuti. 6-0 per il Sala Marcianise, magari potrebbe anche segnare qualche altro gol. Carriero e un assist per Andreozzi. Giglio Fiorito, Russo giocano sul velluto, i marcianisani hanno la partita in pugno ma già da qualche minuto per la verità. Giglio Fiorito, Iannone, possesso palla, ha chiesto Gundari e possesso palla sta avendo, pallone a fil di palo con Russo che ha messo fuori non di molto.
Sibilia, Carriero. Spinelli, tocca Andreozzi, anzi no, e Spinelli è... Si piacerebbe vedere anche nel tabellino marcatori la rete di Peppe Andreozzi, che io però dico, al di là delle azioni gol, ha sfiorato la rete Peppe Andreozzi. Ha cambiato modo di giocare, prima era pivot vero e proprio, era là davanti, adesso invece si sacrifica tantissimo per la squadra. La Valle dice che deve fischiare lui. Andreozzi per Iannone, nuovamente Andreozzi. Giglio Fiorito, il pressing di Carriero. Russo, fallo. Sta provvedendo ad asciugare il campo davanti alla panchina pugliese. Iannone, Andreozzi, provato l'imbucata su Antonio Russo, poi da aprile la respinta di Guerra. Sibilia, Spinelli, Carriero fermato da Iannone. Iannone e Ruccolano col passare delle partite si stanno ritagliando sempre più spazio e questo non può che farci piacere. Siamo estimatori di questi due ragazzi che davvero sin dalla prima giornata hanno dimostrato di avere i piedi buoni e che il Sala Marcianise ha fatto molto bene a investire su di loro. Scelte giuste, adeguate. Zerbini, pallone stoppato con non con il braccio ma quasi con la spalla, la parte inferiore della spalla, al limite, proprio al limite dell'irregolarità. D'Aprile, le finte, c'è fallo. Altro fallo, il terzo fallo, dovrebbe essere il terzo fallo di squadra, 5 e 22 alla conclusione. La Carriero, Giglio Fiorito. Andreozzi, ricevuto da Russo. Giglio, palla fuori, chiede subito scusa Peppe Andreozzi, pallone troppo largo per Giglio Fiorito. D'Aprile, Zerbini e poi Antonio Russo, di un niente, non ha recuperato palla. Iannone, un regalo da parte dei difensori del San Michele, poi Guerra, palla fuori, attrazione che si perde sul fondo. Giglio Fiorito dentro di nuovo Bucciero. Alessandro Bucciero per Peppe Andreozzi, fermato da D'Aprile. Ancora D'Aprile, Bucciero, Zerbini, un po' di confusione in questa fase del match con spallate contro spallate. Giglio Fiorito, salta nuovo Giglio Fiorito, non Zerbini che recupera palla, ancora Zerbini, non passa su Andreozzi, 2 contro 1, Giglio Fiorito, non si chiude il passaggio per Peppe Andreozzi. D'Aprile, Bucciero,
onnipresente. Rimessa laterale per il San Michele, che proverà a segnare almeno il gol della bandiera. Zerbini, con quanto ardore in questi minuti finali, la formazione di Guarino sta giocando. Se avesse sempre giocato così, forse avrebbe evitato di prenderne 6. Forse, anzi, Bucciero, poi Giglio Fiorito, e non riesce a servire Bucciero, che poi si sarebbe trovato da solo davanti al portiere. D'Aprile si ferma, qui c'è fallo, ripeto, c'è tutto il fallo. Ammonito Peppe Andreozzi, quinto fallo, era il quarto prima. Siamo in una posizione un po', ecco, esterna, non riusciamo a vedere bene, troppo laterali oggi. Quinto fallo di squadra, Guarino sta per giocarsi la carta del portiere di movimento con Fedele, che andrà a giocare come sesto uomo, ripeto, ma semplicemente per segnare il gol nella bandiera, per salvare l'onore. A Zerbini, conclusione deviata. Spinelli, alta per D'Aprile. E questa è forse anche la foto della partita del San Michele. Fanno bene fino a un certo punto e poi si perdono. Un passaggio errato. Tutti fermi, un pallone che finisce comodamente fuori. Vincenzino De Angelis per Russo Battista, ancora De Angelis, non si intende con il compagno. Fuori Sibilia, dentro, come detto, Fedele, portiere di movimento. 6 giocatori e c'è subito l'irregolarità. Pallone aveva superato una volta la metà campo, poi deve superare la metà campo per essere rigiocato dal portiere. Il portiere invece era rimasto fermo e quindi c'è stata questa infrazione. 2:50, ormai ci siamo, il Marcianise torna al successo, lo fa nel giorno dell'Immacolata al Palanoia davanti al proprio pubblico, in una gara dominata si può dire da subito, perché francamente non ha mai sofferto la squadra di Cundari, che in casa continua a vincere e divertire, e non può farci che piacere. Stanno provando adesso a evitare di prendere gol i padroni di casa, magari di segnarne un altro col portiere di movimento del San Michele, Bari. Zerbini, sentite forse in sottofondo anche la voce di Cundari, che sta guidando i suoi dalla panchina. D'Aprile, 1:50 alla fine di questa partita, gara saldamente nelle mani dei padroni di casa. Zerbini, e c'è il gol, bel gol anche, devo dire la verità, il gol del numero 10, Fedele segna il gol della bandiera a 10:29. Semplicemente possesso, chiedono dalla panchina del Marcianise. Giglio Fiorito, il lancio per Russo Battista e poi in tuffo Sibilia. 1:10 alla conclusione, ancora portiere di movimento. Porta libera, Giglio Fiorito, e no, palla fuori.
non riesce a segnare Giglio Fiorito la rete del 7-1. Secondi. D'Aprile. Fedele. Ancora D'Aprile. C'è fallo. De Angelis. 25 secondi. E Guerra. Dieci secondi al termine, queste sono anche le occasioni per provare qualcosa con Kunderi. Bucciero sfiora la doppietta, pallone che comunque era stato forse anche toccato, ma va bene così, 6-1 per il Sala Marcianise, un successo che consente alla formazione di Kunderi di tornare vittoriosa, di allungare la serie positiva in casa. Vado anche a ricapitolare velocemente i gol: tripletta per Antonio Russo, gol di Bucciero e doppietta per Giglio Fiorito, che nel finale ha sfiorato il tris. Da Armando Serpe, signore e signori, è tutto, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento con i programmi di Sport Casertano TV. Arrivederci.